Salve, mi chiamo Christoph Nicknick, sono il direttore del Centro Linguistico della Libera Università di Bolzano e adesso vorrei brevemente spiegare come funziona il modello trilingue della nostra università. Il nostro Ateneo è uno dei pochissimi in Italia e direi anche in Europa dove le lezioni e la vita universitaria in generale si svolgono in tre lingue, cioè in italiano, in inglese ed in tedesco. Vi faccio un esempio. Alla mattina frequento un corso Introduction to General Management in inglese, dopodiché vado a una lezione di diritto privato in italiano. Dopo pranzo poi mi incontro con il mio tutor per parlare di un semestre Erasmus in Spagna e il colloquio lo tengo in tedesco. Alla sera poi c'è il debating club dove parliamo, discutiamo delle conseguenze del cambio climatico in inglese. Perciò devo continuamente cambiare lingua. Oltre ad essere disposto a saltare da una lingua all'altra, tutto questo richiede delle solite competenze linguistiche. Concretamente significa che il livello di entrata deve essere il B2 in due lingue. C'è comunque una buona notizia ed è quella che si possono iniziare gli studi anche nella terza lingua, però bisogna essere a posto con le altre due lingue. In questo modo lo studente può dedicare il tempo necessario ad imparare la lingua più debole durante i 3 anni a Bolzano e infine potrà raggiungere il livello B2 anche nella terza lingua. Il Consiglio d'Europa ha definito 6 livelli globali nel quadro comune europeo di riferimento. I livelli di padronanza elementare della lingua si chiamano A1 e A2, con B1 e B2 si possono individuare le competenze di una persona in grado di utilizzare una lingua in maniera indipendente. Il livello C1 e C2 servono per descrivere una padronanza veramente competente della lingua in questione. Per quanto riguarda il famoso B2, tutto ciò significa essere in grado di parlare e scrivere testi che affrontano argomenti svariati, anche nel proprio ambito di specializzazione e di studio. Inoltre, a livello B2 si riesce a capire a grandi linee una vasta gamma di testi scritti e sentiti in aula e alla radio, per esempio. Ci sono varie possibilità, si possono far riconoscere dei certificati di lingua internazionali quali il FIRST, gli esami CELI o quelli del Goethe-Institut. Esiste una lista dei certificati che vengono riconosciuti dal nostro Ateneo, la trovate in internet. Esiste anche la strada dell'esame di lingua presso il centro linguistico e la terza possibilità, la lingua nella quale si è svolto l'ultimo anno delle superiori e della maturità, viene riconosciuta come prova del C1 e in questa maniera viene già riconosciuto anche il livello di uscita del Bachelor Degree. Primo passo, fare un'autovalutazione delle proprie competenze linguistiche nelle 3 lingue della Libera Università di Bolzano. Secondo passo, fare un test di piazzamento. Ulteriori informazioni si trovano nelle pagine internet. Se non raggiungi il livello B2 nelle 2 lingue, esiste comunque la possibilità di partecipare ad un corso estivo in agosto. Un corso di questo genere è anche una buona occasione per conoscere il nuovo ambiente e i futuri colleghi di studio. Mi permetto infine di darvi 2 suggerimenti. Il primo, ottenere uno dei certificati internazionali è molto utile e fatelo al più presto possibile. Secondo, qualora foste principianti in una delle 3 lingue, iniziate al più presto a studiarla.
Studiare in tre lingue sembra una sfida, ma posso assicurarvi che Bolzano è un luogo ideale per migliorare le lingue e per conoscere persone da tutto il mondo.